Lavoro, sviluppo e no al regionalismo differenziato. Dal palco della CGIL di Potenza l'appello del sindacato per frenare spopolamento e precarietà. Da Landini e Mega il monito alle istituzioni. Da questo pomeriggio riparte la marcia del Frecciarossa in terra lucana. Con la corsa delle 15:10 torna attivo il servizio di alta velocità. Tre le fermate e c'è chi ne sollecita una quarta bella muro. La pediatria a 360 gradi a Matera, convegno dedicato alla pratica clinica per porre l'attenzione su alcune problematiche in ambito pediatrico, l'evento promosso dalla Società Lucana di Pediatria. A Pisticci, raduno annuale degli allevatori di cavalli e Haflinger, la Basilicata al terzo posto nazionale per numero di stalloni e fattrici della razza impiegata in ambito agricolo, sportivo e per l'ippoterapia. Il calcio di Serie C, Picerno imbattuto e scendenne dal Massimino e Melandrini sfiorano il colpaccio contro il Catania. Oggi in campo anche la Serie D con la seconda giornata. In Matera di Mister Ciullo va a far visita a Nardò, esordio casalingo del Francavilla con la Virtus. Buona domenica e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla nuova TV. Un'apertura l'abbiamo visto dai nostri titoli. Ci occupiamo di lavoro e sviluppo. Dal palco di Piazza Don Bosco a Potenza la CGIL lancia un monito alla politica nazionale e locale, diritti e tutele per i lavoratori di tutti i comparti, a partire dall'avvertenza Stellantis e non secco al regionalismo differenziato. Ieri il segretario Landini ha chiesto all'istituzione un impegno concreto per frenare la crescita industriale e l'emergenza lavorativa. Da Mega invece l'appello a bloccare la legge regionale che aumenta i costi della politica. Il servizio di Luca Tamburrino. Dalla gravità della situazione in cui si trovano i braccianti agricoli impegnati nelle campagne del Vulture Lavellese e del Metapontino, su 21.000, 7.000 vivono in condizioni di sfruttamento, alla grave carenza di lavoro che a cascata genera spopolamento, fuga di giovani e crisi della sanità. Dal palco della 15ª festa del lavoro promossa dalla CGIL Lucana sono stati tanti campanelli d'allarme lanciati alla politica lucana e nazionale, perché dalla Basilicata possa partire una riflessione che, partendo dal no all'autonomia differenziata, difesa dal presidente della regione Vito Bardi, possa portare ad una svolta in grado di tutelare i lavoratori di qualunque settore e in grado di dare un futuro a questa terra, a partire dal pilastro dell'industria lucana, l'automotive, su cui il sindacato invoca un tavolo nazionale. Gli stabilimenti sono in cassa integrazione. Progetti non sono stati indicati, impegni il gruppo Stellantis non li ha preso e la cassa integrazione sta aumentando in tutto il settore, in tutta la componentistica, e l'abbiamo detto da molto tempo, siamo ad un bivio e il bivio è: o si investe e si in grado di governare la transizione che riguarda anche il sistema automobilistico, o altrimenti quello che sta succedendo è un vero e proprio disimpegno. E noi non siamo disponibili ad accompagnare la chiusura delle fabbriche, i licenziamenti e di fatto un processo di deindustrializzazione del nostro paese. Che anche gli incentivi che il governo ha messo hanno determinato che alla fine c'è più cassa integrazione e non ha prodotto alcun cambiamento. Una crisi che non riguarda solo l'automotive, ma tutti i settori. Emergenze che fanno il palo con la legge Calderoli, che, come sostenuto da tempo dalla CGIL, porterà le regioni meno ricche come quelle del sud ad essere sempre più povere. Di qui la raccolta firme per il referendum abrogativo. Credo che stia andando benissimo. L'obiettivo delle 500.000 è già stato ampiamente superato sulla piattaforma e credo, per i dati che abbiamo, che ce ne sono almeno altrettante anche raccolte in quelle che stiamo raccogliendo. Quindi raccogliere quasi 1 milione di firme in meno di 2 mesi, tra l'altro con dentro il mese d'agosto, significa che c'è una volontà molto precisa delle persone che non accettano le scelte che si stanno facendo. Intanto la CGIL regionale, guidata dal segretario Fernando Mega, sta portando avanti un'altra petizione per chiedere al Consiglio regionale della Basilicata di cancellare la legge 23-2024, che ha deciso l'incremento di quasi il 30% dell'importo erogato annualmente ai gruppi consiliari per le spese di personale, portandolo a 75.000 euro per ogni consigliere, con un aumento certo dei costi della politica, uno schiaffo di fronte alle tante emergenze sociali vissute dai lucani. Ci occupiamo adesso di infrastrutture e collegamenti. Riprende la marcia del Frecciarossa in Basilicata. Ad oggi di nuovo attivo il servizio di alta velocità del Torino-Taranto. Da domani mattina sarà invece ripristinato anche il collegamento opposto. I dettagli nel servizio di Michelangelo Russo.
Boccata d'aria per i numerosi lucani che viaggiano in treno. Con la corsa delle 15:10 di questo pomeriggio, infatti, torna attivo il servizio di alta velocità in Basilicata. Il Frecciarossa è in partenza da Milano e atteso in serata intorno alle 22 nella stazione di Potenza Centrale, mentre da domani ripartirà anche il treno Taranto-Torino. Un collegamento prezioso per quanti, per motivi di studio o di lavoro, si spostano per raggiungere il nord e rientrare. Le fermate previste per l'alta velocità in Basilicata sono Potenza, Ferrandina e Metaponto, ma c'è chi ne vorrebbe una anche a Bellamuro. In questi giorni, infatti, è stato costituito un comitato composto dai cittadini di Bella San Fele e degli altri comuni del circondario, che sostengono che le aree interne siano tagliate fuori dai servizi e sempre più isolate, nonostante un bacino di utenza di una ventina di comuni con oltre 30.000 persone. Chiedono la fermata del Frecciarossa a Bellamuro, che consentirebbe il collegamento con Roma in meno di 3 ore. Tutto questo alla luce degli importanti investimenti fatti da RFI per ammodernare, tra le altre, proprio la stazione di Bellamuro, che presto ospiterà ben 5 binari, di cui 3 di servizio. I lavori di completamento della stazione sono in fase di ultimazione, con una spesa di 15 milioni, e secondo i cittadini del Marmo Platano e delle aree confinanti, sarebbe veramente una beffa vedere il Frecciarossa transitare senza fermarsi. Adesso c'è la cronaca. I carabinieri di Venosa hanno arrestato un 30enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dell'atteggiamento dell'uomo, lo hanno fermato e perquisito. Addosso aveva 5 grammi di cocaina e 1,5 grammi di hashish suddivise in dosi. Il controllo nell'abitazione ha consentito di rinvenire ulteriori 49 grammi di cocaina e 14 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione alla somma di 1.245 euro in contanti. Al termine delle formalità di rito, il trentenne è stato condotto in carcere a Potenza. A seguito della convalida, il GIP ha disposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Cambiamo argomento con la sanità, parliamo di pediatria 360 gradi. A Matera, per iniziativa della Società Pediatrica Lucana, si è svolto un convegno dedicato alla pratica clinica per porre l'attenzione su alcune problematiche in ambito pediatrico. I dettagli da Vito Sacco. Il convegno Basilicata Coast to Coast di pediatria, che si è svolto a Palazzo Viceconte di Matera, è stato organizzato dalla sezione lucana della Società Italiana di Pediatria per porre l'attenzione su alcune problematiche in ambito pediatrico che caratterizzano la pratica clinica quotidiana. È la quarta edizione in cui praticamente noi, come Società Italiana di Pediatria della Basilicata, di cui io sono past president e sono l'organizzazione scientifica dell'evento, prendiamo in considerazione varie tematiche della pediatria. Quest'anno vogliamo stigmatizzare l'attenzione sulla carenza che noi abbiamo in Basilicata di pediatri. C'è una carenza di pediatri in tutta Italia, ma in particolar modo in Basilicata, soprattutto i pediatri ospedalieri. Pediatri ospedalieri ce ne sono pochi e quelli che ci sono molto spesso vanno via dall'ospedale per andare a lavorare altrove. Quindi noi abbiamo una sproporzione tra le strutture pediatriche che sono in Basilicata e i medici pediatri che vi lavorano. Bisogna trovare una soluzione a questo. Durante l'incontro si è partiti da una riflessione sull'importanza che le dinamiche coinvolgenti i batteri possano avere sullo stato di salute. Si è fatto il punto sulla situazione dell'assistenza pediatrica in Italia, con riflessioni sui possibili risvolti futuri. È stata analizzata la natalità nel paese, con considerazioni sulle problematiche sociosanitarie a essa connessa, e si è anche parlato degli ultimi orientamenti scientifici riguardo alle problematiche allergologiche nella prima infanzia. Infine, l'attenzione è stata evidenziata sulle patologie della tiroide in ambito pediatrico e sulle problematiche dermatologiche alla luce dei progressi tecnologici in telemedicina. In questo periodo storico stiamo vivendo un momento di difficoltà per quello che è l'aspetto gestionale e organizzativo della pediatria nel nostro paese, perché si sta verificando un po' quella che viene definita la gobba pensionistica, cioè una parte rilevante dei pediatri che hanno iniziato la loro attività soprattutto nel territorio all'inizio degli anni 80 stanno andando adesso in pensione, e questo
sta provocando una difficoltà nel riuscire a mantenere il nostro sistema che prevede la presenza di cure pediatriche a livello territoriale ed anche a livello ospedaliero e poi cure specialistiche di terzo livello negli ospedali pediatrici. L'aspettativa è che nel corso dei prossimi 2-3 anni, visto che c'è stato un incremento significativo degli accessi alle scuole di specializzazione in pediatria, questa situazione possa essere superata andando soprattutto a cercare di migliorare anche tanti aspetti organizzativi che riguardano la strutturazione delle pediatrie nelle diverse regioni italiane, la strutturazione dei punti nascita che anche in ragione del calo demografico continuano sicuramente a essere troppo numericamente distribuiti nel nostro paese. Cambiamo argomento con l'emergenza cinghiali, nuovo avvistamento questa volta a Bucaletto a Potenza. Il sindaco del capoluogo di regione, Vincenzo Telesca, ha emesso un'ordinanza per contrastare il dilagare della presenza degli ungulati in città. In particolare il provvedimento ordina ai cittadini, in caso di avvistamento, di mantenere una distanza di 30 metri, ai proprietari di fondi agricoli di provvedere alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, oltre al controllo delle specie anche nelle zone vietate dalla caccia. Per ci agricoltori si tratta solo della punta dell'iceberg di un'emergenza che si protrae ormai da anni. Ricordiamo, scritto nella nota, che da febbraio sono state sospese le domande presentate dagli agricoltori per l'installazione a proprie spese di trappole, chiusini per la cattura. Sui danni da fauna selvatica la CIA continuerà la raccolta firme per riaccendere l'attenzione della regione su una situazione non più sostenibile. Il cambiamento climatico e gli effetti devastanti sul pianeta, dal clima impazzito alla carenza di risorse. A Melfi presentati due volumi che affrontano la questione su iniziativa della storica società operaia Francesco Saverio Nitti. Il servizio di Vittorio Laviano. Michele e Francesco Saverio Lopinto, padre e figlio, rispettivamente agronomo, docente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali e medico veterinario, oltre che agricoltore, hanno presentato nella storica cornice della società operaia di Melfi due pubblicazioni sui variegati aspetti delle variazioni climatiche. Presentiamo due lavori tecnico-scientifici nei quali cerchiamo di individuare quali sono i problemi del cosiddetto cambiamento climatico e cerchiamo se non altro di individuare quali potrebbero essere le soluzioni. Una soluzione semplice è suggerita da Lopinto per far fronte ai rischi dei cambiamenti climatici. La soluzione più facile che viene individuata e che è sotto gli occhi di tutti sono i boschi, che producono ossigeno e trattengono anidride carbonica, per cui è la soluzione più facile. Il problema è che i boschi che ci sono maltrattati e maltenuti. Quelli che invece andrebbero impiantati non ci sono i finanziamenti per farlo. La soluzione è così semplice. Il presidente della storica società operaia di Melfi ospita con estremo interesse iniziative culturali come queste. Noi ospitiamo incontri di questo livello soprattutto quando vengono organizzati da soci. Nell'eventualità che un non socio volesse organizzare qualcosa del genere, gli chiediamo di diventare parte integrante dell'associazione, quindi di assumere l'azione, la quota dell'anno. Non abbiamo nessuna difficoltà. L'importante è che non siano serate politiche, a meno che la serata politica non comprende tutto l'arco costituzionale, quindi non c'è nessuno che può dire no, ma noi non c'eravamo. È un'associazione che non ha fini politici e quindi non accettiamo, tra virgolette, che la politica venga fatta qua, né tanto meno accettiamo l'eventualità di ospitare un dibattito politico. Anche il sindaco di Melfi ha partecipato alla serata. Siamo alla presenza appunto della società operaia Francesco Saverio Nitti, luogo di incontro di tutta la cittadinanza attiva della nostra appunto comunità, luogo di inclusione e di coesione sociale, e oggi in questo diciamo convegno si parla di ambiente, si parla della nostra terra, della tutela e salvaguardia dell'ambiente dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, soprattutto la difesa del nostro territorio e della cultura, della storia, delle tradizioni che il nostro territorio è portatore. A Pisticci il raduno annuale degli allevatori di cavalli a Flinger, la Basilicata al terzo posto nazionale per numero di stalloni e fattrici della razza impiegata in ambito agricolo, sportivo e per l'ippoterapia. Ce ne parla Fabrizio Di Vito.
È stata l'azienda agricola Farina di Pisticci ad ospitare il raduno annuale degli allevatori di cavalli Haflinger organizzato dai membri del metapontino dell'Associazione Nazionale Anacrai. Dal carattere docile e tranquillo, gli Haflinger vengono impiegati in diversi ambiti, da quello agricolo allo sportivo, senza dimenticare l'importanza dell'ippoterapia. Attualmente la razza conta 12.000 iscritti al libro genealogico, un dato che consegna alla Basilicata il terzo gradino del podio tra le regioni a maggiore diffusione della razza. La Basilicata, diceva il professor Matassino, che dopo 40 anni si può considerare autoctona una razza, che è vero che è nata in Alto Adige, ma che in Basilicata sono più di 100 anni che viene allevata, per cui la Basilicata è attualmente per numeri la seconda regione, la terza regione, è stata in passato anche la seconda, ma soprattutto ha un tessuto allevatoriale storico ed importante, che ancora oggi ha una valenza fondamentale a livello nazionale. Presente all'iniziativa anche l'ARA di Basilicata. Siamo qua con i nostri tecnici, sia veterinari che agronomi, che generalmente seguono le aziende zootecniche in Basilicata. Oggi il gruppo di tecnici che seguono il mondo degli equini è qua presente a sostegno e a supporto delle attività che Anacrai viene a realizzare. Anche per gli allevamenti non è un momento semplice tra crisi idrica ed emergenza siccità. Abbiamo difficoltà per quanto riguarda l'acqua, abbiamo difficoltà nel recepimento, nella produzione di foraggio, perché purtroppo abbiamo un periodo di siccità molto lungo che sta mettendo in difficoltà gli allevamenti. Adesso c'è lo sport con il calcio di Serie C. Il Picerno esce indenne dal Massimino e sfiora il colpaccio contro il Catania. Il palo di Franco, l'occasione per i lucani che restano imbattuti in campionato. I dettagli da Salvatore Colucci. In un Massimino ribollente di passione, Catania e Picerno nella quarta giornata di campionato si sfidano in un vero e proprio big match con le due squadre issate al comando della classifica del girone C. Mister Tomei conferma in toto la formazione che ha pareggiato a reti bianche col Catania. Maiorino falso 9, in mediana chiave affidata a Franco. Partenza guardinga delle due squadre, la prima sgasata è di Sturaro che va sul fondo, cross sul secondo palo dove Lunetta spizza solo il pallone. Il Piceno risponde con un'azione di percussione e il tentativo dalla media distanza di Esposito, controbalzo con poca precisione. Un giro di lancette del Catania a mettere i brividi al Picerno. Lancio di Quaini, Luperini raccoglie e mette in mezzo, inglese anticipato da Pagliai. Catania pericoloso al 20° sull'angolo di Castellini e l'inserimento di testa di Luperini che di testa manda alto. Il Picerno c'è e prima della mezz'ora sfiora il colpaccio. Sventola di Franco dal limite, la sfera si stampa sul palo, brividi al Massimino. Prima del riposo la migliore occasione degli etnei, cross di Anastasio, Guglielmotti sovrasta Guerra, ma il riflesso di Summa è davvero fenomeno. Il copione si ripete subito dopo, ma sempre Guglielmotti manda il pallone direttamente sugli spalti. Con le immagini si passa alla ripresa, Quaini accompagna il break di Sturaro e cerca la testa di Inglese che impegna severamente Summa. Mister Toscano butta dentro D'Andrea che sull'assist di Lunetta sbatte due volte su Pagliai. Nel finale si rivede il Picerno, prima con l'incornata di Gilli che non inquadra lo specchio della porta, poi in pieno recupero con il cross di Vitali e l'inzuccata di Volpicelli che sporca i guanti di Betters. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro che sancisce lo 0-0, prova di maturità del Picerno che mantiene l'imbattibilità anche in casa di una delle favorite alla vittoria del campionato. E questo pomeriggio torna in campo nuovamente la Serie D con la seconda giornata nel girone H dopo lo 0-0 dell'esordio nel derby tutto lucano. Il Matera di mister Salvatore Ciullo va a far visita al Nardò calcio d'inizio alle ore 16, ma prima sarà il turno del Francavilla del giovane tecnico Raffaele Nolè che oggi alle 15 bagnerà l'esordio casalingo con la Virtus Francavilla. Dopo un doppio impegno ad alto coefficiente di difficoltà per entrambe le formazioni lucane contro due squadre chiamate ad avere un ruolo da protagoniste nel girone. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG delle 20. Grazie per essere stati con noi e buona domenica, arrivederci.